voluntary disclosure, che cosa succede se non aderisco ora? Negli ultimi giorni mi sono confrontato con diversi dirigenti di banche svizzere. Mi hanno riferito che stanno decidendo su quali provvedimenti prendere contro chi non aderisce, in particolare su come trattare gli irriducibili, cioè coloro che rimangono passivi e non vogliono regolarizzare i conti svizzeri. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com. Questi dirigenti svizzeri stanno per mettere in atto provvedimenti seri per tutelarsi contro le possibili ritorsioni delle autorità italiane in futuro, come è successo con gli americani. Gli americani, infatti, hanno lanciato il Non-Prosecution Program for Swiss Banks. Solo 2 settimane fa, magari avete letto nei giornali, hanno multato la BCI con 211 milioni di dollari per concorso in evasione fiscale. La banca, cioè, viene multata per concorso in evasione con il cliente. La domanda da porsi è: cosa faranno ora le banche svizzere per non rischiare di dover pagare le multe anche al fisco italiano, come l'hanno fatto con gli americani, per non incorrere nel reato di riciclaggio, nel concorso nel reato di autoriciclaggio? Studiano come raggruppare i conti degli italiani irriducibili. Ho sentito dei rumors che tutti quelli che fino a metà giugno non avranno dato prova di voler iniziare la collaborazione volontaria con l'Agenzia delle Entrate subiranno un congelamento dei fondi con raggruppo in particolari appositi conti segregati. Si parla di raggruppare i fondi evasi mediante cosiddetti omnibus accounts segregati a nome della banca o semplicemente congelarli a nome del cliente. Una cosa è certa, le banche svizzere hanno imparato dagli errori commessi nelle trattative con gli americani. Alcune banche si sono giocate addirittura all'esistenza, come la banca Wegelin, che fu fondata nel 1741 e che ora non esiste più perché rasa al suolo dal fisco americano. Tutelandosi contro future ritorsioni da parte del fisco italiano, le banche svizzere accantonano già adesso i fondi degli evasori italiani. Lo fanno per pagare future multe allo Stato italiano con i soldi dei clienti? Non si sa esattamente. Però c'è questo sospetto. Stiamo constatando, cosa peraltro già prevista da noi, che le banche tardano a fornire la documentazione bancaria necessaria per iniziare i calcoli della voluntary disclosure. Abbiamo esperienza di ritardi anche di diverse settimane. Dunque, abbiamo standardizzato i solleciti alle banche se i documenti non sono arrivati dopo 2 settimane. Dove è possibile accesso online, chiedo i dati di accesso online banking e li scarico io personalmente. Tutti i dati bancari. Il mio consiglio per te è di iniziare il prima possibile con la volontà di disclosure, perché i tempi tecnici non dipendono né da te e né dai tuoi professionisti, ma dalle banche. Se aspetti inutilmente, le adesioni si concentreranno unicamente nelle ultime settimane, con il rischio di spendere molto di più di quello che spendi se inizi subito, oltre al rischio che il tuo conto possa essere bloccato definitivamente a giugno e segregato appositamente. La mia esperienza con i conti segreti degli americani con l'Offshore Voluntary Disclosure Program hanno mostrato come i fiscalisti americani hanno abusato di queste emergenze, triplicando gli onorari. Più il tempo per aderire stringe e si riduceva, più aumentavano le loro parcelle, più caro era la procedura. Quindi, perché pagare di più e rischiare di non aver libero accesso al tuo conto? Ti invito caldamente a non far passare altro tempo ed ad aderire il più presto possibile. Risparmierai il tuo denaro ed eviterai ogni rischio. Se anche tu, come tutti i miei clienti, vuoi approfittare di prezzi ragionevoli ed evitare rischi inutili, usa un telefono neutrale ora, magari in un hotel, e fissa oggi stesso un appuntamento con me a Zurigo per
valutare la tua situazione. Digita ora lo 0041 44 212 4404 e fai un salto a Zolivo, ne vale la pena, ti sentirai molto meglio, te lo garantisco io. Se ti è piaciuto questo video, clicca su subscribe e riceverai altri video sull'argomento volontary disclosure. Se hai un amico nella tua stessa situazione, girali questo video e gli farai un favore. Grazie per la visione, ci vediamo presto a Zolivo.